Buonasera amici di Prima Serie A, ben ritrovati qui su Teleprima. Anche oggi ci aspetta una puntata ricca di spunti perché infatti manca pochissimo alla prossima giornata di campionato, ma c'è da commentare anche la bellissima vittoria del Napoli contro il Torino, la rincorsa alla Champions con una zona Europa veramente all'ultimo punto e all'ultima sfida, ma intanto ormai è imminente, possiamo dire, anche la gara contro il Cagliari. Di questo e molto altro ne parleremo tra pochissimo. Prima di tutto però, come sempre, sigla. Eccoci qui, siamo prontissimi per le nostre chiacchiere, per parlare del Napoli, ma di tutta la Serie A, perché parleremo anche della zona Champions, della zona Europa e anche della salvezza, perché veramente anche lì c'è una lotta all'ultima gara, possiamo dire. Prima di tutto vi presento i miei ospiti, come sempre immancabile Giovanni Gaudiano. Buonasera Alessia, buonasera ai nostri telespettatori, buonasera Antonio. Ebbene sì, perché abbiamo un grande ritorno questa sera negli studi di Teleprima, un amico di Teleprima, un mio amico, ma soprattutto un grandissimo giornalista, Antonio Russo, gol del Napoli. Buonasera, ben ritrovato. Grazie a voi, troppo buona. Ecco, iniziamo subito a parlare proprio del Napoli, ovviamente iniziamo sempre dagli azzurri. Antonio, inizio da te, un Napoli che continua a confermarsi, lo ha fatto anche contro il Torino, una vittoria convincente, una delle più belle prestazioni degli azzurri, possiamo dire, di questo campionato, ma anche delle ultime settimane. Un Napoli che ha rimontato, ha scalato la classifica ed è lì pronto a dare fastidio veramente a tutte. Eh sì, dopo due mesi il Napoli è in zona Champions, il Napoli non ha avuto il braccino corto perché dopo i quattro punti tra Inter e Lazio c'era anche qualcuno che diceva adesso va a giocare con una squadra che lotta per la salvezza. Nicola aveva detto vedremo un Torino di combattenti, abbiamo visto combattenti di qualità all'Olimpico di Torino, quindi il Napoli chiude il cerchio e adesso parte un mini campionato fino al 23 maggio. Eh sì, infatti un mini campionato che per il momento vede il Napoli comunque in forma, possiamo dire, un Napoli che si è saputo ritrovare nella sua settimana tipo, in tutti i suoi giocatori, non solo in coloro che vengono chiamati ovviamente a giocare ai titolari, anche dallo stesso Gattuso. Una prestazione convincente, Giovanni, forse volendo trovare l'unico pelo nell'uovo, visto che è il nostro lavoro, quindi lo dobbiamo pur fare. Dovendo guardare anche un po' alla differenza reti, perché non si sa mai, questo Napoli avrebbe potuto anche segnare di più a Torino. Sì, è vero quello che dici, le occasioni da rete sono state tantissime, i tiri non ne parliamo proprio, e poi veramente insomma c'era la possibilità di tornare con un bottino di reti maggiore. Però la differenza reti del Napoli è già buona, e poi ci auguriamo che anche nelle ultime cinque partite migliori ancora. Però io mi soffermerei su un particolare, perché abbiamo detto che eravamo nelle scorse settimane eravamo preoccupati dai tre impegni settimanali, cioè c'eravamo ormai soffermati sul fatto che questa squadra, dovendo giocare tre partite in una settimana, presentasse delle defaianze, e invece così non è stato. Questo da una parte conferma che avere tutta la rosa a disposizione è importante, e dall'altra parte conferma, soprattutto poi nella parte dell'attacco, e dall'altra parte conferma che la convinzione, la determinazione nei propri mezzi fa molto spesso la differenza. E sembra in questo momento, sembra, non illudiamoci, ci sono ancora cinque partite, non facciamo come sempre castelli in aria, giochiamo partita per partita, sembra che in questo momento la determinazione dell'undici azzurro sia alta, molto alta. Tra l'altro ho saputo che, mi è stato detto, credo sia la verità,
che c'è anche un premio che il presidente avrebbe promesso ai giocatori se raggiungeranno la zona Champions, e questo sicuramente potrebbe essere una molla, perché sappiamo come sono sensibili i giocatori da questo punto di vista. Dico i giocatori per dire tutti, tutti insomma, certo. Perché poi riguarda un po' tutti. Però insomma, ritengo che stiamo vedendo, stamattina parlando con un amico interista, un regista, mi diceva noi vinciamo lo scudetto ma voi giocate bene, state giocando bene in questo momento. E quindi c'è anche un riconoscimento abbastanza diffuso. Ma non illudiamoci, affrontiamo partita per partita. Credo che la prossima partita sia in assoluto la più difficile di quelle che rimangono, perché una squadra che ha fatto 9 punti in 3 partite, che in salute si è ripresa, e quindi bisognerà veramente giocare con più determinazione ancora di Torino. Commentando la dichiarazione del tuo amico regista, io baratterei sinceramente un anno con il Napoli che gioca male pur di vedere uno scudetto. C'è fuori questione, no, esatto, lo sai che nel mio caso sfondi una porta aperta a me del gioco, cioè, mi piace vedere delle belle giocate, le abbiamo viste in Champions in questi giorni, abbiamo visto per esempio la sfida tra Paris Saint Germain e Manchester City, dove al di là di certi errori, ma si sono visti giocatori che producono giocate importanti. Anche a me piacerebbe vedere quel tipo di giocate, però se devo proprio scegliere, scelgo la vittoria piuttosto che il bel gioco. Poi magari chissà, in futuro si potrà anche giocare bene e vincere qualcosa, assolutamente non è nulla precluso. Antonio, abbiamo detto di un Napoli che ha saputo risalire la china di una classifica, ritrovarsi rispetto ovviamente ai mesi precedenti, ma soprattutto un inizio 2021 veramente molto difficile. Secondo te cosa è cambiato nel gruppo azzurro? Solo la mentalità, l'essere più liberi da altri impegni, il recupero degli infortunati? Al di là dei calciatori che mancavano in partite topiche, ricordiamo l'andata con la Lazio, il periodo che il Napoli ha giocato con l'Inter, io credo che è scattato qualcosa che lo va a dimostrare, quello che vediamo, anche il silenzio stampa, i tweet del presidente De Laurentiis dopo ogni vittoria. C'è un obiettivo comune, che è anche un obiettivo di ogni singolo individuo della società sportiva Calcio Napoli, perché è andare in Champions, è vero, non è titolo, non è scudetto, però è qualcosa di fondamentale per il calcio moderno, perché il Napoli è cresciuto attraverso le partecipazioni in Europa, perché si sa, l'Europa che conta porta dei soldi sicuri, quello che non dà l'Europa League. E ora credo che tutti i ragazzi del Napoli, tutti gli attori protagonisti e non solo quelli che scendono in campo, hanno fatto loro questo obiettivo comune, che è la priorità del Napoli, perché è una società che non ha problemi economici, non ha debiti, però comunque non ha una multinazionale alle spalle. E pertanto, per continuare questa linea, è fondamentale andare in Champions. 2 stagioni senza Champions ti portano a delle riflessioni, anche non dico sul ridimensionamento, perché a Napoli non c'è mai stato, però su scelte diverse. Se vai in Champions, il brand Napoli si arricchisce sempre più ed è importante prima di tutto per il comparto squadra, per quello che si va a costruire. Certo. Al di là di chi allenerà questa squadra in futuro. Ecco, e mi hai lanciato un grande assist, proprio come il miglior Mertens, potremmo dire, perché c'è qualcuno che sa qualcosa, ebbene sì, con quell'occhio furbetto qui al lato del nostro parterre, quindi fermatevi un attimo, qualsiasi cosa voi stiate facendo, fermatevi, perché adesso Giovanni Gaudiano vi dirà chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Non è vero, non posso fare questa. Ho alzato tantissimo le aspettative. L'hai intrappolato. Questa affermazione non la posso fare con certezza, posso dire che certe cose potrebbero congiungersi e far pensare ad un nome, e lo farò perché non ho difficoltà, non è un nome che neanche mi piace, ma a noi ancora non l'ha detto, lo faccio lo stesso. Tutto live. Prima di parlare di questo, volevo riprendere il discorso di Antonio, certo, sul brand, no? Che è importantissimo. Si vocifera che ci sia questo accordo che stia nascendo con Armani.
Fosse così, soprattutto se Napoli approdasse in Champions, sarebbe una cosa molto importante, certo. Perché sappiamo che il brand Armani, che già diciamo, è utilizzato alla nazionale, da nazionale pallavolo, anche alle Olimpiadi, ai campionati del mondo, è un brand importante. Quindi questo potrebbe essere sicuramente una buona notizia. Allora parliamo dell'allenatore. Ah, finalmente, basta con queste magliette. Io non credo che l'allenatore del Napoli possa essere Spalletti. Poi De Laurentiis è abituato a smentirci, ma non credo, per il motivo che credo che Spalletti voglia un ingaggio molto alto, voglia dei giocatori da prendere subito. Non penso che si accontenti della squadra così com'è. Forse libererebbe pure qualcuno, ma non credo che sia Spalletti. C'è un allenatore che è fermo da un po' di tempo, peraltro è un napoletano, che si chiama Vincenzo Montella e che potrebbe anche tentare De Laurentiis di rilanciare il Napoli ingaggiando Montella. Non è una notizia, guardate bene, è un'idea che si può ragionevolmente ritenere possibile, tanto sono stati fatti tantissimi nomi, che ne facciamo uno in più, non toglie e non mette. Ma è un'idea che potrebbe essere ragionevole, perché si incontrerebbero due opportunità: quella del presidente di non svenarsi per prendere un nuovo tecnico, peraltro prenderebbe un tecnico che comunque ha un'esperienza anche internazionale di un certo livello, ed è un tecnico che vorrebbe rilanciarsi. Infatti ha fatto qualche intervista di recente, si è cominciato a rivedere, mentre prima non si vedeva. E poi l'alternativa potrebbe essere invece un ritorno di Benitez, che l'intervista che ha rilasciato a Sky è molto significativa da un certo punto di vista, perché alle domande precise lui non ha mai chiuso la porta, anzi ha più volte fatto capire che sarebbe contento di tornare a Napoli, una piazza dove lui verrebbe ad allenare con piacere. Poi ha fatto un discorso sul centravanti, sull'attaccante, e quindi ritengo che in questo momento, visto che molti hanno riscoperto Osimhen, che noi all'inizio dell'anno dicevamo bisognava aspettarlo, perché era un giocatore che bisognava aspettarlo. Adesso tutti dicono che Osimhen era un buon giocatore, che lo dicevano all'inizio, e non è così. È un giocatore molto giovane, è un giocatore che va rifinito, e guardate bene che Benitez ha fatto questo discorso. Ha detto: io sono un professore, sono un insegnante di calcio, alla fine dell'intervista. Quindi ha fatto anche capire che lui è pronto a venire a rifinire un progetto. Vedremo. Vedremo. Antonio, lascio rispondere a te sulla possibilità, l'eventualità Montella, e anche che allenatore ovviamente sarebbe giusto per il progetto Napoli. Non entro nel merito, perché poi è un napoletano, è un campano, quindi viva la Campania sempre. Però le ultime esibizioni in panchina non sono state dalla sua, però questo è un mio pensiero. Su Benitez, il Napoli già ha il 4-2-3-1 cucito per Don Rafè, però dalle notizie in mio possesso il mister spagnolo ha qualcosa di concreto in Inghilterra, o ritorno a Newcastle o altro. Credo però che alla vigilia di questo mini campionato ha fatto bene il gruppo di lavoro del Napoli a chiudersi, non solo nel silenzio stampa, a chiudersi nell'obiettivo Champions, al di là del futuro di Gattuso, perché Gattuso è un allenatore in scadenza, quindi le vie del mercato sono infinite, tutti dicono che andrà alla Fiorentina, e che ne sappiamo che poi alla fine si va a riconciliare con il Napoli? Non lo sappiamo. Il Napoli adesso deve pensare solo ed esclusivamente al campionato, pensare con questo gruppo, perché Gattuso, il vicericcio, i preparatori e tutto lo staff sono un tutt'uno con la squadra, e lo dimostrano anche i post social di Victor Osimhen.
Victor Osimhen non andavo atteso, perché Victor Osimhen è stato sfortunatissimo quest'anno, perché infortunio quando era in un momento importante del Napoli, stava dando profondità, giocate, gol e assist, si infortuna alla spalla mentre sta facendo bene con la Nigeria, ritorna e poi dopo un po' è il Covid, un infortunio particolare ha avuto. Avere adesso un'arma come Osimhen, con Mertens pronto a subentrare, con i cinque cambi, Insigne, Lozano, se il Napoli ha equilibrio a centrocampo, il Napoli è una squadra che da qui alla fine le può vincere tutte, e poi dopo si parlerà dell'allenatore, perché dopo sarà un'estate di tanto calciomercato. Piccola pausa, arriverà subito l'europeo, europeo mercato, c'è il mondiale prossimo che si gioca in un periodo dell'anno particolare, ancora una volta sarà una stagione che partirà immediatamente, quindi ci sarà molto ma molto da parlare di calciomercato, sia in entrata che in uscita, quindi adesso secondo me tutto l'ambiente Napoli, anche se non si può andare allo stadio causa Covid, deve essere mentalmente concentrato sull'obiettivo, che è l'obiettivo del gruppo di lavoro. Sei saggio come sempre, Antonio. Prima di andare in pubblicità volevo lanciare anche un altro argomento proprio di questi ultimi giorni. Infatti è stata riportata la notizia che il presidente De Laurentiis, e qui parlo con te Giovanni perché ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, avrebbe una controproposta per una Superlega, diciamo una rivoluzione formato europeo di una competizione che ricorda un po' la Coppa dei Campioni. Quindi si partirebbe da un po' di innovazioni per poi prendere le quattro squadre più forti dei cinque maggiori campionati europei, le 14 prime degli altri tipi di campionati, e da lì gare che si giocherebbero dal martedì al giovedì, rivoluzionando un po' il format sia Champions che Europa League. Beh, lui quando è arrivato a Napoli, dopo poco, quando è in Napoli e tornato in Serie A, ha sempre detto che anche le competizioni internazionali andavano un po' riviste. Ha sempre usato questo termine di parrucconi per un po' per dire quelli che governano il calcio, volendo dire che c'è un po' di tradizione eccessiva dal suo punto di vista. Questo progetto che lui aveva lanciato, che nel momento in cui lui ne parlò molti lo guardarono così insomma insospettiti da perché lui avesse lanciato questo progetto, poi invece hanno fatto loro, hanno cavalcato una cosa che si è vista aveva poca consistenza alla fine. Questo progetto di cui tu parli è un progetto che è nella mente di De Laurentiis. Il problema è che l'UEFA ha già stabilito il canone di una grossa riforma della Champions League. Questa nuova Champions League, in realtà, se andiamo a guardarla bene, qualcosa di quello che pensava De Laurentiis lo rappresenta, certo. Perché mette in condizione queste squadre che arrivano ai gironi dopo i turni preliminari di giocare 10 partite. Con un meccanismo molto particolare, non si giocherà solo con le squadre del girone, ma si giocherà con anche squadre di altri gironi. Non saranno partite di andata e ritorno, saranno partite di andata e di ritorno, ma con 10 squadre diverse, dopodiché sarà stilata una classifica. E quindi poi si andrà con un certo meccanismo ai sedicesimi, c'è chi va direttamente agli ottavi, con un premio. C'è una modifica da parte dell'UEFA su questa competizione. De Laurentiis avrebbe preferito, da quello che io so, che venisse eliminata l'Europa League. Sì. Cioè lui, il suo pensiero è che l'Europa League non serve, e allora sarebbe molto meglio creare una competizione più ampia dove raccogliere le squadre più forti e forse poi farne una come quella che poi ha lanciato come terza coppa l'UEFA, di ordine diverso. Ma quello che sicuramente per De Laurentiis è poco importante è l'Europa League, perché l'Europa League, diciamo, non è una piccola coppa e non è una grande coppa. Non dà piccoli contributi né grandi, dà dei contributi che non sono adeguati per una partecipazione in questo momento all'Europa. Ma tutto questo in realtà poi
si scontra con la durezza che l'UEFA ha stabilito di adottare con chi ha aderito alla Superliga. Cosa voglio dire? Voglio dire che quello che sarà importante sarà gestire questa situazione e capire l'UEFA fino a che punto è pronta ad estromettere delle squadre dalle competizioni internazionali. È stata molto chiara, si sono giocate le partite di andata e di semifinale, ma ha fatto capire Čeferin che se qualcuno non abbandona quel progetto verrà radiato dalla prossima Champions. Addirittura hanno parlato di affiliazione, il che significa che una squadra come il Real Madrid, se il suo presidente continuasse con questi discorsi fuori posto da parte dell'UEFA, potrebbe essere cancellata dalla Liga, dalle competizioni europee, da tutto. Sì. Quindi è una situazione in divenire, che qualcosa cambierà nei prossimi anni. Cambierà. E certo. Antonio, voglio sapere il tuo pensiero. Sì, prego, prego. Prima di tutto sulla Europa League c'è un problema, perché concretamente diventa una competizione importante dai quarti di finale in poi, sì, anche perché avviene in un momento temporale della stagione quando tu inizi a capire i tuoi obiettivi, poi al di là del discorso economico. E poi è un gran problema quando in inverno vai a giocare di giovedì, quindi la valutazione sull'Europa League credo che la stanno facendo. Poi la FIGC italiana è stata bravissima, perché è andata comunque a eliminare questo vuoto legislativo, perché la cosiddetta norma anti-Superlega, l'Italia è stata pioniera, perché dopo la UEFA la porterà sicuramente nel prossimo Consiglio, dove Gravina è stato votato come dirigente al massimo dei voti. Quindi la Super League ha una deficienza mediatica e comunicativa, però ci deve far capire per quale motivo. Perché i potenti del calcio stanno dicendo: ragazzi, qui siamo in una situazione di default, perché il calcio si è spinto oltre. E UEFA, FIFA e tutte le organizzazioni, a mio modesto avviso, comunque non sono esenti da colpe. Il nostro grande eterno Diego Armando Maradona l'ha sempre combattuto, e poi abbiamo visto come è stato utilizzato a USA 94, quando serviva appunto per sviluppare, certo, questo calcio business, l'inizio del calcio moderno, in un luogo dove consideravano il calcio, il football, qualcosa per, con massimo rispetto delle donne, per femminucce, ma invece adesso appunto anche il calcio femminile è diventato molto importante, perché lì Maradona serviva. E quindi anche la UEFA, la FIFA eccetera eccetera hanno portato a tutto questo. Non voglio essere, diciamo, banale e populista, però dobbiamo partire dal senso puro del calcio e dello sport, perché è vero che adesso senza soldi non si cantano messe, però stiamo lanciando un messaggio che il calcio è solo business, e questo non va bene. Quindi abbasso la Superlega e a ogni forma di privé calcistico. Ma c'è un punto di contatto, perché probabilmente Perez ha voluto mantenere questo punto nei confronti iniziale, dicendo che il progetto non era tramontato totalmente, perché in realtà vorrebbe sedersi al tavolo dell'UEFA e stabilire come loro possono andare avanti, perché non nascondiamoci, sono società. In Italia la Juventus, il Barcellona, il Real Madrid, che hanno attorno al miliardo di debiti. Il miliardo di debiti sarebbero fallite in qualsiasi altra attività. Quindi è probabile che tutta questa situazione sia anche stata montata ad arte per cercare poi di sedersi con l'UEFA e stabilire qualcosa di diverso, perché se l'UEFA a questo punto attivasse i meccanismi di controllo fino in fondo, dovrebbe escludere diverse società. La legge società deve essere uguale per tutti, però deve essere uguale anche quando può fallire il Trapani, con tutto rispetto alla Carrarese o la Provercelli. Vedi Antonio, io sono su una posizione... O il Como, che adesso torna grande perché è una grande società. La mia non è una posizione di intransigenza, la mia è una posizione di giustizia. Se il Napoli è fallito, io non vedo perché la Juventus ricordiamo, non possa fallire. Certo. Io, la Juventus può non fallire. Se i loro soci, se tutti i soci là, dei torinesi, mettono il miliardo di perdite che hanno, per me possono rimanere. Ma se è fallito il Napoli per 11 milioni di euro, io non capisco perché non possa fallire la Juventus.
Assolutamente posizioni molto chiare, noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità perché dobbiamo parlare poi della classifica e della prossima giornata, tra poco. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Prima Serie A, eccoci qui prontissimi per proseguire la nostra chiacchierata. Dobbiamo parlare infatti necessariamente proprio della lotta per l'Europa, anche ovviamente la lotta per la zona Champions che coinvolge anche il Napoli. Antonio, allora, la classifica delle prime è, diciamo, al momento piuttosto chiara. L'Inter ormai è proiettata verso lo scudetto, nessuno glielo toglie. Vince domenica. Sì, dovrebbe, non diciamo sabato, niente. Sabato. I pronostici ormai non li facciamo più, però assolutamente dovrebbe. Già con la partita contro il Crotone vincere lo scudetto. Poi l'Atalanta, irrefrenabile in questo momento, assolutamente, che si conferma corazzate, squadra da battere. Poi ci sono lì Napoli, Juve, Milan a 66 punti e la Lazio a 61, con una gara da recuperare che comunque non molla la presa, però diciamo che la sfida è lì ben chiara. C'è bagarre, se non c'è appunto bagarre per il primo posto come accade in Spagna, dove Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid si contendono la Liga. In Italia quest'anno l'Inter ha sostituito la Juve dopo nove anni, se non erro. Per la Champions può accadere di tutto, quello che conta adesso è capire che ogni partita è una finale, ci sono tanti incroci anche con la zona bassa, la stessa Atalanta deve giocare col Milan. Il Napoli è a meno 2 dalla seconda ed è terzo in classifica. Passa molto anche da queste tre partite, perché torna comunque l'impegno infrasettimanale, perché ci sarà poi l'Udinese martedì al Maradona. E l'Udinese ha dimostrato che è una squadra che non regala nulla. Il Benevento si ritrova lì in piena zona retrocessione proprio perché tutti, un po' anche chi gioca le scommesse legali, ha giocato il Benevento, sicuro è una vittoria, e così non è stato. Quindi queste tre partite, Cagliari, Spezia, Udinese, il Napoli deve fare filotto perché è protagonista del suo destino. Sempre protagonista, passa tutto ovviamente per ciò che il Napoli farà. Giovanni, ad oggi, poi pronostici li facciamo dopo della prossima giornata. Tanto non li faccio. Tanto ultimamente sul Napoli non mi esprimo. Esatto, anche per il Benevento stanno andando piuttosto male, però al momento qual è la tua griglia? Ma io, se dovessi fare la griglia, e mi riferisco anche a diversi giornalisti pentiti che ho sentito in televisione, che adesso dicono che loro avevano messo il Napoli tra le prime quattro del campionato, qualcuno addirittura dice era l'unica antagonista all'Inter, che tutti pensavano fosse la candidata allo scudetto. Ma senza fare nessuna polemica, insomma, se dovessi fare una griglia in questo momento, non vedo come possa sfuggire l'obiettivo, nel senso che, come disse Saverio la settimana scorsa,
facciamo 5 vittorie e un pareggio e matematicamente siamo in Champions, perché aveva fatto il calcolo anche degli scontri diretti. Ora sono rimaste 5 partite, quindi sarebbero 4 vittorie e un pareggio. Meglio ancora, insomma. Quindi meglio. Adesso scherziamo anche un po', anche per sorridere. Chi lasceresti questione. Fuori? Ah, io lascerei fuori l'Atalanta. Lo so che è impossibile, per molti è impossibile, ma l'Atalanta e il Milan io li lascerei fuori. Io, a me farebbe piacere Atalanta, Milan, ma anche la Juventus lascerei fuori, a maggior ragione. A me avrebbe fatto piacere che magari Lazio e Roma fossero più avanti per poter entrare in Champions. Non sarà così, ovviamente, però credo che a questo momento il Napoli possa puntare a uno dei primi 4 posti, segnatamente al terzo, al quarto, adesso non lo so, forse potrebbe essere possibile raggiungere anche il secondo posto, ma se fosse secondo posto ci rimarrebbe l'amaro in bocca, perché potremmo pensare di aver, per quello che diceva prima Antonio, di un inizio d'anno veramente balordo, aver gettato alle ortiche una quando possibilità. Quando non c'erano però gli elementi... No, vabbè, ma indipendentemente... Si è trovato senza Osimhen, sono d'accordo con te, però dico, sai, forse speculativamente quel qualche partita si poteva vincere di più. Meglio, diciamo. Ma Antonio, abbiamo anche dimenticato che Napoli per molto tempo ha avuto Fabian fuori per Covid. È un giocatore molto forte, ma che ha dei ritmi compassati, quindi ha dovuto attendere che e anche tornasse. Gli allenamenti sono diversi, certo, nel periodo Covid, perché la squadra gioca, tutte le squadre, non solo il Napoli, giocano sempre, quindi gli staff tecnici non possono preparare come si preparava. Il discorso che fai per Fabian vale anche per Zielinski, che ha avuto un appartamento e si è ripreso, ma... Certo, il miglior Zielinski fino adesso... Io insisto sull'argomento, 9 sconfitte ed essere ancora lì. È l'unica squadra, il Napoli, tra le prime 5-6, che ha perso 9 volte. Cioè, il Napoli c'è un dato particolare, perché fa capire come una squadra che era votata all'attacco e certo, un certo momento, perché il Napoli è una squadra che ha pareggiato meno di tutte, ma non solo, anche nei, vediamo i campionati europei, pochissimi pareggi. Io credo che quest'anno, questa è una mia idea, non bisogna avere drammatico, perché non è che, ok, molti ricorderanno i punti gettati alle ortiche con Sassuolo, Spezia in girone d'andata. Però tutte le squadre in un periodo Covid possono perdere punti. Il problema, certo, secondo me, è che il Napoli è stato veramente sfortunato quest'anno, che si è trovato in una situazione che quando c'erano degli scontri diretti non c'erano dei giocatori. E poi per me il calcio, il momento, l'attimo fa la differenza. Ricordiamo, certo, la partita Inter-Napoli, un Napoli protagonista. Il Napoli deve essere concreto, proprio per la mole di gioco che produce e per la caratteristica dei suoi attaccanti ha bisogno di essere cinico e concretizzare. Ne abbiamo parlato prima, la partita col Torino poteva finire in goleada. È proprio perché qualche tocchettino in più il Napoli non ha vinto in goleada. Però Antonio, noi abbiamo il dovere un po' di chiederci perché abbiamo avuto questo periodo così balordo, perché poi, per strana ragione, quando si è cominciato ad andare meglio, è successo quello che abbiamo parlato prima di qualche risposta fuori posto, silenzio stampa, e la cosa è andata diversamente. Allora, per il periodo chiave diventa quando nessuno ci credeva che il Napoli fa 2 vittorie in trasferta, il Napoli vince a Milano e a Roma, vince 6 punti senza subire gol. Non mi riferisco ai risultati sul campo, io mi riferisco anche a quello che, a quanto ha inciso la posizione della società, perché è un discorso che abbiamo fatto tutto l'anno. Cioè, io credo che una delle ragioni per cui il Napoli oggi non stia già tranquillamente in Champions, perché bastava fare 4 pareggi delle 9 sconfitte, con 4 punti in più, credo che il Napoli non avrebbe avuto problemi. Ma molti non attendevano in quel momento della stagione, non un Napoli capace di vincere a Milano col Milan, in quel Milan, e anche in quel momento con la Roma. Neanche io ci credevo, però voglio dirti, non sono diventano pesanti questi punti. Io credo che non sono i risultati quelli che ci devono far riflettere. Io penso che dobbiamo riflettere sull'atteggiamento della società, perché la società, che a un certo punto ha capito che certi discorsi, perché vedi,
Tutto nasce, io ribadisco, io sono un ancellottiano, non ho difficoltà a dirlo pubblicamente, tutto nasce da quella situazione, cioè l'ammutinamento, una società è passata molto in cavalleria. Però dopo Ancelotti, Napoli ha vinto con Gattuso in periodo di pandemia la Coppa Italia contro la Juventus, e questo secondo me anche per il periodo di pandemia di Covid, che si gioca ogni tre giorni. E chiaramente noi esseri umani abbiamo altri interessi, non il calcio. Noi abbiamo dimenticato che il Napoli ha messo nella sua bacheca un altro trofeo che ci ha permesso di giocare la Supercoppa Italiana. E poi la Supercoppa Italiana è andata male per un episodio. Io parlo della società. La società dovrebbe avere un atteggiamento completamente diverso. E questo fatto di aver deciso il silenzio stampa, come decise un ritiro punitivo senza consultare il tecnico, è un aspetto che non va bene, perché l'area tecnica è una cosa, l'area dirigenziale e societaria ne è un'altra. Però da quando c'è il silenzio stampa, appunto, non si parla, il Napoli fa risultati e vince, quindi... Io credo che. Non credo che però questo sia il toccasana. Non abbiamo la certezza che sia questo. Ma non è questo il problema. Il problema è che. Che poi il Napoli parla comunque, come tutte le società, ormai parlano nel broadcasting. Quindi. Sì, il Napoli però, già prima non faceva la conferenza pre-gara. Poi però non è il non parlare. Io ribadisco, Antonio, quello che conta è l'atteggiamento della società, le decisioni che la società prende. La società Napoli, io faccio questo discorso da tempo. Non mi sembra una società che voglia puntare veramente ad alti traguardi, perché ci sono momenti in cui la società è totalmente assente. No, la società non fa la società il suo, ha una priorità di andare ruolo. In Champions League, perché la società non ha come... Questi sono gli obiettivi. No, è sì. Perché la società non ha una multinazionale alle spalle, non ha XYZ multinazionale, quindi... La crescita del Napoli è stata basata sempre sul risultato sportivo, perché nel calcio moderno la Champions League ti porta degli introiti sicuri di partenza. E ricordiamo che il Napoli negli ultimi anni non ha neanche più venduto i giocatori, cioè Coulibaly è arrivato che a 30 anni, ogni anno si parla di Coulibaly, se ne va, intanto è il vice capitano. Non siamo sulla stessa sintonia. Io credo che il Napoli è questo da 20 anni, cioè è sempre quello il Napoli. Io parlo della politica aziendale, Antonio. La politica aziendale del Napoli non è chiara. Non è chiara non da due anni, non è chiara da tempo, perché il Napoli, nonostante quello che dici, non avere una multinazionale alle spalle, non avere delle società corpose alle spalle che ti sostengono, poi abbiamo visto che non è così, perché c'ha problemi su Ning nella gestione dell'Inter, quindi non è neanche, c'ha problemi la Juventus, quindi non è proprio così. Il problema è che la società, l'organizzazione societaria, quella che ti fa vincere, gli uomini giusti al posto giusto. Tu hai parlato di Maradona. Io ti ricordo che quando c'è stato Maradona a Napoli, il Napoli ha avuto due manager, Italo Allodi prima e Luciano Moggi dopo, che erano mezza società, cioè che rappresentavano il Napoli a un certo livello. Avevamo Ferlaino che era consigliere federale. Ed era una città che lo sappiamo bene, col Banco di Napoli acquistò Maradona perché c'erano dei politici a Roma molto importanti in quell'epoca che chiaramente volevano fortemente anche per un periodo di scatto sociale in quell'epoca di Napoli. Chi è oggi? Chi è l'Allodi di oggi? L'Allodi purtroppo non ha visto, non aveva una grande malattia, e infatti Luciano Moggi ha costruito la sua grande carriera dopo Allodi. Però penso che erano altre epoche, ma soprattutto io ripeto, io penso che il progetto del Napoli sia chiaro. Per il Napoli deve andare prima di tutto in Champions League. Il Napoli non ha mai detto come società l'obiettivo è lo scudetto, anche quando l'ha sfiorato lo scudetto. Io credo che è stato sempre questo il Napoli. Il Napoli ha come priorità a entrare nelle prime quattro, solo così poi può puntare al grande sogno che è quello di tutti i tifosi del Napoli sparsi nel mondo, perché si sa che è il terzo scudetto. Però capire anche la dimensione del Napoli. Ricordo quando Mertens all'ultimo ritiro a Di Maro spiazzò tutti dicendo che lui voleva Lukaku, invece Lukaku si diceva che andava o all'Inter o alla Juve. Quindi a volte bisogna essere, secondo me, realisti e capire il range del Napoli. Il Napoli prende Victor Osimhen, investe 40 più altri soldi perché vuole crearsi in casa un crack. Questa è la politica del Napoli, credo che sia molto chiara.
Sì, sostanzialmente potrebbe essere così, ma ti ripeto, io ribadisco la mia idea è quella che una società per puntare a un obiettivo, qualunque esso sia, anche rimanere in Champions League per 15 anni, deve avere un'organizzazione diversa, uomini giusti al posto giusto, uomini in condizioni di poter parlare, di poter esprimere quello che è il loro ruolo, quello che invece a Napoli non capita, perché abbiamo un padre padrone che gestisce a modo suo, vuole che si faccia come dice lui. Per carità, la società è sua, è padrone di farlo, ma ci sono tantissimi tifosi. La forza di questo Napoli per anni è stata la tifoseria. Oggi forse non è più così. Non so se proprio possiamo dire che sia il vero. Quello che è vero è che noi non riusciamo a uscire da un guscio, non riusciamo a puntare a qualcosa di più, anche avendone qualche volta i mezzi. Abbiamo avuto delle grandi squadre in questi anni, dei grandi giocatori e non siamo riusciti a ottenere. Sì, abbiamo vinto qualche Coppa Italia, così, ma insomma, l'obiettivo grosso ci è sfuggito in Ma più di non erano un'occasione. squadre da scudetto, secondo me, come qualità, Non lo so, esperienza dello stesso livello di non lo Inter, di so, Juve. non L'abbiamo lo visto anche con Sarri, che poi è venuto a mancare la mentalità in so. primis Non so se non del erano famoso squadra da scudetto. scudetto perso in Io, albergo. ma vedi, Perché questa mi sembra. un'altra squadra lo scudetto non l'avrebbe perso in albergo e neanche un altro Ma vedi, quella per allenatore esempio, con una mentalità quella per diversa. esempio è una osservazione che diciamo non andava neanche fatta, Però no, l'ha non fatta andava perché è fatta reale, perché purtroppo. poi, quell'osservazione non andava fatta per un semplice motivo, perché c'erano ancora da giocare tre partite e tutto Esattamente. poteva succedere, e Esattamente. invece con quell'osservazione i giochi erano chiusi e Però il nessuno. Napoli perse a Firenze e poi dopo continuò a non fare Ma risultati. questo però è un Sì, problema fermò societario. Permettetemi, psicologicamente. questo è un problema Esatto. societario. Perché la società non può permettere a un tesserato di dire abbiamo perso la partita in albergo. Non esiste. Però A quel è la realtà punto, dei la mia fatti, opinione è che purtroppo. dopo quella grande impresa di Torino, mi ricordo che ero a Torino, mi raccontavano che gente che voleva raggiungere Capodichino non riusciva. A quel punto, se vogliamo trovare un pelo nel nuovo, un neo, bisognava organizzare alla grande quella partita di Firenze. Sennò che Napoli, per me, a mio modesto avviso, non doveva proprio tornare a Napoli. Esatto, Deve spegni andare la una bella televisione e montagna in ritiro, basta. Infatti. ragazzi. 7 giorni, come si è parlato prima del premio Champions. Il premio Champions è nei contratti già, perché il dottor Chiavelli, che è il Deus ex machina del Napoli, è un re della contrattualistica, quindi i premi già ci sono. Ci C'è sarà un'aggiunta, in caso di Antonio. Champions un incentivo, come c'è Assolutamente. stato l'anno scorso per la vittoria della Certo. Coppa Italia. Io ritorno sulla dimensione, da amante del Napoli, 42 anni, ho sempre seguito il Napoli dalla nascita. È nell'epopea maradoniana che il Napoli riesce a raggiungere il grande sogno nel cuore del popolo azzurro sparso nel mondo, perché la bacheca azzurra non diceva ben altro. È Maradona, quell'epopea che ha fatto sì che il Napoli vincesse 2 scudetti. C'è stato proprio in queste ore il ricordo, 31 anni fa, il secondo scudetto. La Coppa Italia che la vince l'anno del primo scudetto, in quel tempo era un record. Vinci la Coppa UEFA, forse potevi vincere un altro scudetto. Ma poi la storia del Napoli è una storia di grande passione, che prima si parlava anche dell'acquisto boom per l'abbonamento. Vincere una Coppa Italia era un evento. Quindi io non voglio sminuire il valore del Napoli, però da amante del Napoli mi arrabbio quando ci dimentichiamo, ripeto, la Coppa Italia, perché sono convinto che l'ultima Coppa Italia è stata dimenticata solo perché era Covid, un periodo particolare, perché ci dimentichiamo pure che Milik, che è andato via, ha segnato un rigore molto importante, ci dimentichiamo che Alex Meretti, che a volte è criticato, para un grande rigore. È stata una serata che noi negli anni ricorderemo che è stata storica. Poi, da napoletano, prima di tutto spero di vederlo il terzo scudetto, però non credo che la dimensione del Napoli sia come priorità la costruzione di una squadra da scudetto. La priorità è sempre quella, entrare lì per cercare di aumentare il livello e il ranking europeo del Napoli. Prima tu parlavi di questa idea di una Superliga alternativa. Già il fatto che il Napoli venga invitato a questi tavoli vuol dire che quello che è stato fatto È in fuori questi questione. anni è, Ma si può questo aumentare, significa ma che la pensare che qui, dimensione è tu hai rilevante. detto che sei un ancelottiano, e Ancelotti all'Everton trova la sua dimensione, perché voglio Ames Rodriguez, anche se E lo Ames Rodriguez è prendono. discontinuo,
lo prendo. De Laurentiis fu chiaro, e che ne so poi che Ancelotti resta a Napoli anche l'anno prossimo, quindi a Napoli si fanno ragionamenti aziendali familiari. E in come tutte le aziende ti prendi pro e contro. Assolutamente. Infatti ho detto che è libero, ci mancherebbe, il presidente, l'azienda è sua, la società è sua, può fare quello che vuole, ma non è una gestione corretta quella di non avere gli uomini di riferimento. Le grandi società hanno una struttura che noi non abbiamo. Non a caso abbiamo una primavera che fa il secondo campionato, non abbiamo un settore giovanile, non si cura una parte così importante. Ci sono troppe cose che lasciano intendere come questa gallina dalle uova d'oro serva, ma non la si curi come si potrebbe fare. Noi siamo lunghi sui tempi come sempre, esatto, quindi ci leggiamo anche la 34esima giornata che inizierà sabato alle 15 con Verona Spezia, Crotone Inter alle 18, poi Milan Benevento alle 20:45, ancora lunch match di domenica Lazio Genoa, Napoli Cagliari domenica alle 15, Sassuolo Atalanta, Bologna Fiorentina, Udinese Juventus, Sampdoria Roma alle 20:45 e lunedì Torino Parma. Giovanni, subito un flash sul Benevento. Purtroppo le cose non stanno andando per niente bene. Però sai com'è, insomma, può darsi che adesso tra testa e coda si possa essere un aiuto scambievole. Reciproco. Speriamo che sia così. Io non lo so che succederà, perché effettivamente il Benevento ha perso delle occasioni per staccarsi da questa coda. Adesso deve giocare alla morte come tutte quante le altre squadre. Speriamo che abbiano questo sentimento i giocatori e l'allenatore, che riescano a creare questo quadrato e quindi andare a giocare tutte le partite da qua alla fine. Poi tra l'altro il Benevento ha due partite in casa fondamentali che, se dovesse vincerle, potrebbero bastare, ma insomma, sarebbe meglio non arrivare proprio con l'acqua alla gola. Assolutamente. Antonio, invece zona Champions, ci potrebbe essere qualche sorpresa? Fatto sta che ovviamente il Napoli è chiamato a vincere, senza se e senza ma. Appunto, ci potrebbero essere, però se il Napoli guarda in casa propria, già è un'altra giornata in meno in zona Champions. E poi da Campani ci troveremo anche a rimettere in gioco il Benevento, perché certo, il Cagliari delle ultime settimane è una squadra rivitalizzata dalla cura semplice, non solo, perché quella partita Cagliari-Parma è un bello spot del calcio, di una squadra che non molla mai. È vero, il Parma che si deve leccare le ferite perché ha perso una grande occasione, ma da lì il gruppo Cagliari, anche lì hanno avuto tanti problemi anche interni, di Francesco, che era stato confermato nonostante aveva tutto il gruppo contro, ci proveranno. Quindi di fronte il Napoli avrà una squadra che si gioca tutto al Maradona, ma il Napoli deve assolutamente vincere e chiudere la partita, perché in questo momento chiudere subito la partita, perché in questo momento il Napoli ha nelle corde, l'abbiamo visto anche con la Lazio, cioè, ha avuto un momento di relax sul 4-0, ragazzi, 4-0, quindi, e poi ha rimesso la partita con Osimhen, e quello è il Napoli che va visto. Ma pure quel periodo di relax, un paio di palle e gol l'abbiamo avuto. Sì, quindi è un Napoli in palla, nel senso, un sì. Napoli che non deve assolutamente avere paura, deve capire che deve essere quello che abbiamo visto col Torino, nel senso, non solo un Napoli che sorprende contro le altre grandi del campionato, certo, ma sia cannibile anche contro le piccole, perché è fondamentale. Soprattutto non concedere, come ha fatto al Torino, ha concesso veramente poco. Sì, assolutamente. Perché anche Meret, quando è stato chiamato in causa, è stato molto bravo. È verissimo, speriamo ovviamente i risultati positivi sia per il Napoli che per il Benevento. Noi siamo in chiusura, grazie mille a Giovanni Gaudiano. Grazie a voi, grazie Antonio. Antonio, grazie 3000, grazie davvero, troppo è sempre buono. Un piacere. Altrettanto, alla prossima. Alla prossima anche per voi amici di Prima Serie A, appuntamento la settimana prossima, venerdì, sempre qui su Teleprima. Buona serata.